la vicinanza ai lavoratori della Stellantis che sono molto preoccupati, siamo tutti quanti preoccupati. Un anno fa pensavamo di essere fortunati perché ci doveva essere una riconversione dello stabilimento e doveva essere l'unico stabilimento italiano per produrre batterie. Oggi pare che questa cosa si sia fermata. Non sappiamo che cosa succederà. Io posso soltanto dire che qui, nell'area dove dovrebbe sorgere lo stabilimento, ci sono dei lavori in corso, lavori che sono propedeutici alla costruzione di un manufatto, perché sono lavori, stanno facendo dei sondaggi, delle cose, continuano a farlo. Speriamo bene. Però io sento la necessità di dirvi una cosa, è questo che vi voglio dire. Raccolgo la testimonianza di altre società che sono qui nel nucleo industriale, che hanno deciso di investire pesantemente negli ultimi anni qui nel nucleo industriale. Faccio il nome dell'ITT, della Momentiv, della FIS. E il motivo principale per cui vogliono restare qui, sapete qual è? Perché qui c'è la forza lavoro migliore in Italia, lo dicono loro. Quindi voi siete la parte migliore del nucleo industriale di Termini. E per questo mi sento di testimoniare la vicinanza del COSIB, che rappresento, è mio onore di rappresentarlo. Saremo sempre dalla vostra parte. Siamo stati a disposizione per quanto riguarda l'autorizzazione per la costruzione della Gigafactory. L'abbiamo fatto facendo lavorare anche i nostri tecnici di notte per rispettare i termini e i tempi che ci hanno chiesto. Continueremo a essere a vostra disposizione. Questo è un giorno importante perché ci siete voi, ci sono i sindacati, ci sono i sindaci, ci sono i nostri parlamentari, c'è anche il COSIB. Continuiamo così e penso che un risultato positivo alla fine lo avremo.